Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, 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 buongiorno Di Maria, come stai? Di Maria, come stai? Stai bene Di Maria? E stai bene, devi stare bene, perché se non ci sei tu, noi siamo così, con Di Maria siamo così, noi con Di Maria siamo così, senza Di Maria siamo così. Ecco, l'involuzione, con Di Maria. Senza Di Maria. Eccolo, questa è la Juventus di quest'anno. Purtroppo, purtroppo è bello, nel senso che Di Maria è fantastico, tutto quello che volete, ma non è una cosa bella. Non è una cosa bella, nel senso che non è una cosa che può bastare. Perché adesso già Di Maria, poco poco, appena già abbiamo avuto l'odore che si è fottuto per un affaticamento che magari potrebbe rimanere fuori, già subito andiamo subito in danger, in pericolo. Perché purtroppo siamo Di Maria dipendenti. Quindi questa non è una buona cosa. Non è una buona cosa, no, nel senso che Di Maria è tanta roba, però l'essere dipendente da un giocatore non è mai una cosa buona. Poi mi è venuto così oggi questo mi rivolgo ai milanisti, ecco, mi rivolgo ai milanisti. Vi ricordate quando avevate voi il fantoccio in panchina? La gestione di Thiago Silva, se non erro, se la memoria non mi fa un brutto scherzo. Mi sembra in Coppa Italia, non mi ricordo, comunque si è giocato lo scudetto all'epoca con Conte. Perché, anche se non sbaglio, ci fu una mattanza di infortuni e lui la gestione di Thiago Silva non la fece bene, non la fece tanto bene, lo fece giocare e poi lui si ruppe. Ora, con tutte le, naturalmente, le dovute distanze di cose di grandezza, ma la stessa cosa l'ha fatta ieri con Alexandro, un giocatore che sai che è mezzo zoppo perché ha qualche. Lo fai giocare e lo rompe poi definitivamente. Mi è ricordata, mi è saltata in mente una gestione simile con Thiago Silva in quel famoso 2011, se non sbaglio, dove i milanisti si sono incazzati, la gestione, non so se non era soltanto Thiago Silva il problema. Comunque questa è una domanda che rivolgo ai milanisti. E poi c'è Chiesa, Chiesa che dalle immagini si vede questo ginocchio che fa questo movimento un pochino molto molto preoccupante nell'altro ginocchio, se non sbaglio il ginocchio operato del sinistro, se non sbaglio questo è il ginocchio destro che fa questo movimento un pochino scomposto, e anche lui è da valutare, come è anche da valutare Di Maria, perché Di Maria ragazzi, ripeto, vuoi o non vuoi, c'ha sempre 35 anni. E poi ripeto anche un'altra cosa, è talmente grande la classe di Di Maria. La bravura nel dribbling, la bravura nel crossare, la bravura nel colpire anche di testa, e l'abbiamo visto ieri. È talmente bravo Di Maria che se fosse messa questa sua grandezza a disposizione soltanto nella fase offensiva, con pochi ripiegamenti, con pochi ritorni a centrocampo, anche al limite dell'area, a spendere più energia, sarebbe tanta cosa, ma è inutile parlare ormai di questa cosa con Mister Musciace, perché ormai mi è seccata anche la bocca. Quindi anche questo dispendio di energia durante la partita per Di Maria, che ripeto, ha sempre 35 anni. E nel finale dico quando sarebbe bello se la Juventus veramente avesse avuto un Di Maria 25enne, che questo è quello che mi fa rabbia, perché la Juventus è una grande squadra e quindi come grande squadra dovrebbe prendere dei giocatori in una fascia di età da permettere poi l'exploit lungo. Invece noi li vendiamo, vabbè, comunque. Preoccupazione e infortunio. Di Maria dipendente. E
e niente, e si va avanti, si va avanti, e si spera che Chiesa, soprattutto il ragazzo, perché veramente ieri quando si è messo le mani nei capelli mi è venuto un brivido lungo la schiena. Quindi forza Chiesa, speriamo che non hai niente, ma si ci incazzate fino alla fine, forza Juve.